Ok, allora buongiorno di nuovo a tutti. Ricominciamo questa terza settimana andando innanzitutto a completare la discussione che avevamo fatto a proposito delle stringhe nella settimana scorsa. Ci ricordiamo facilmente, no? Le stringhe sono di fatto delle sequenze di singoli caratteri. Adesso capiremo oggi un pochino meglio cosa si intende con caratteri. Abbiamo visto la volta scorsa alcune operazioni fondamentali con le stringhe, tipo la concatenazione, la moltiplicazione, quindi, le conversioni, no? In particolare, giusto lo richiamiamo perché tra un attimo lo dovremo riprendere, la conversione tra tipi di dato diversi, ad esempio tra interi o numeri e stringhe, e viceversa tra stringhe e interi, no? Quindi quando hai una stringa che rappresenta al suo interno i caratteri che descrivono correttamente un numero intero o un numero reale, puoi applicare la funzione int o la funzione float e avere quindi come risultato un valore numerico. Questo teniamocelo a mente perché tra un'oretta ci lavoreremo più nel dettaglio. Ovviamente perché questa conversione da stringa a intero abbia senso è necessario che la stringa al suo interno effettivamente contenga una codifica numerica, no? Questo l'avevamo già visto la settimana scorsa, però l'ho voluto solo brevemente richiamare. Più in dettaglio come è rappresentata, no? Come funziona una stringa all'interno del linguaggio Python? Beh, essenzialmente la stringa non è altro che, c'è scritto qua, una sequenza di caratteri. Quindi una sequenza rappresenta un insieme di più elementi che hanno un certo ordine, cioè il primo, il secondo, il terzo, il quarto carattere all'interno della stringa. Quindi i caratteri hanno un loro ordinamento specifico all'interno della stringa che potremmo usare tra un secondo per andare a isolarli, per andare a studiarli separatamente. E poi c'è questa caratteristica strana delle stringhe che, come dicevo, adesso l'accenniamo ma la capiremo meglio quando faremo le liste, che una stringa è immutabile. Cioè una volta che ho creato un valore di tipo stringa, non è più possibile modificare quel valore. Cosa potrò fare? E tutte le operazioni, diciamo, sulle stringhe faranno in questo modo. Se devo, facciamo un esempio, io ho scritto il mio nome in lettere minuscole, mi sono dimenticato di mettere la F maiuscola come lettera iniziale. Allora, una volta che ho creato una stringa che contiene il mio nome in minuscolo, quella lì non si può più modificare. Però nulla mi vieta di creare un'altra stringa che copi quella vecchia e la vada a correggere, quindi vada a rimpiazzare la F minuscola con la F maiuscola. Ma questo creerà un nuovo valore diverso, un nuovo valore di tipo stringa diverso da quello precedente. Non ho modificato quella di prima, ne ho creata una nuova con applicate le modifiche che volevo fare. E poi ovviamente se io riassegno questa nuova stringa, questo nuovo valore, alla stessa variabile di prima, è quasi come se l'avessi modificata. In realtà no, perché il valore vecchio rimane, e se ci fossero, ricordate in Python Tutor, delle altre frecce che puntano al valore vecchio, quello rimane. Non vado a modificare il valore stesso. Sulle stringhe ci interessa poco questo ragionamento, però quando vedremo le liste questo invece sarà abbastanza rilevante, quindi conviene subito ricordarci che i tipi di dato primitivi fondamentali di Python, quindi gli interi e le stringhe essenzialmente per il momento, sono dati immutabili. Posso sempre calcolare nuovi valori, ma quelli esistenti non vengono modificati. Allora, torniamo però alla natura delle stringhe. La stringa, abbiamo detto, era una sequenza di caratteri. Quindi, questo è un esempio di una stringa di 10 caratteri, Charles Year, scritta così, e qui ho provato a rappresentarla graficamente immaginando che questi 10 caratteri corrispondono a 10 caselline, la prima contiene la C, la seconda contiene la H, la terza contiene la A e così via. Questa contiene uno spazio che, pur essendo invisibile e trasparente, è un carattere come tutti gli altri, e alla fine avrò 10 caratteri in totale numerati da 0 a 9. Quindi i caratteri all'interno di una stringa sono identificati dalla loro posizione, questo è il senso di sequenza, quando abbiamo detto una sequenza di caratteri. Nella sequenza di caratteri c'è il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Il primo è identificato dal numero 0,
il secondo è identificato dal numero 1, il terzo è identificato dal numero 2, il decimo è identificato dall'indice numero 9. Ok? Gli informatici sono gente strana e quando contano, contano partendo da 0 e non partendo da 1. Ok? Ci facciamo l'abitudine, ma vedremo che in realtà torna molto comodo, no? Poter partire da 0 ogni volta che devi contare una serie di elementi. Quindi ogni posizione di un carattere all'interno di una stringa è identificata da un suo indice numerico. Il primo carattere è 0, l'ultimo carattere è pari alla lunghezza della stringa, all'indice pari alla lunghezza della stringa meno 1, visto che conto a partire da 0. Quindi se ho 10 caratteri, l'ultimo avrà indice 9. Allora, qui ho scritto che l'indice dell'ultimo carattere è dato dalla lunghezza della stringa, ho usato la funzione len, che data una stringa mi dà qual è la sua lunghezza, cioè il numero di caratteri che essa contiene. In questo caso la len di questa stringa, la lunghezza, sarà 10. Se una stringa è lunga 10, i suoi caratteri hanno indici che vanno da 0 a 10-1 a 9. Ok? Quindi ricordiamoci sempre questo meno 1. Questa è una stringa sotto array di 5 caratteri, quindi ha una lunghezza pari a 5. Se name è questa stringa array, la lunghezza di name è 5 e i suoi caratteri sono identificati dagli indici da 0 a 4. Quindi abituiamoci solo a sottrarre questo 1 mentalmente. E cosa mi serve conoscere l'indice dei caratteri all'interno di una stringa? Mi serve per andarli a pescare uno a uno. E li posso estrarre uno a uno usando le parentesi quadre. Quindi se name è una stringa di 5 caratteri, name di 0 sarà una stringa di un carattere solo, che è il primo carattere della stringa name. Name di 3 sarà una stringa di un carattere solo, se metto 3 tra parentesi quadrate, sarà una stringa di un carattere solo che corrisponde al quarto carattere della stringa, indice 3, quarto carattere, sempre questo più o meno 1 a cui ci dobbiamo abituare. Ok? Quindi è possibile fare delle operazioni, estrarre, no? Identificare i singoli caratteri appartenenti a una stringa, attraverso questa operazione che si chiama operazione di indicizzazione, cioè proprio perché va a applicare l'indice, no? della posizione del carattere che ci interessa. Gli indici, per come li abbiamo definiti, quindi sono dei numeri che vanno da 0 alla lunghezza della stringa meno 1. Quindi nel programmino che c'è lì a sinistra io ho definito una stringa name Bob che ha lunghezza, cosa ci stamperà quella print sulla seconda riga? Ci stamperà che Bob ha lunghezza 3, questo messaggio qua. Perché name, in questa print, name è la variabile a cui ho assegnato il valore di stringa Bob, quindi mi stampa Bob, a lunghezza, messaggio fisso, len di name, la lunghezza di questa stringa è 3 caratteri. E se volessi potrei provare a stamparli uno a uno, stampo il primo, il secondo, il terzo, eccetera. Ecco, qui fa vedere anche cosa succede se io tentassi di stampare un carattere che non c'è. Visto che lunghezza 3, i caratteri validi hanno indice 0, 1, 2, l'indice 3 non esiste. Non esiste, 3 è un numero che esiste, poverino, ma non esiste nessun carattere in questa stringa che abbia indice 3, perché gli indici terminano a 2. E quindi otterremo un errore del tipo l'indice della stringa è fuori dal range, fuori dall'intervallo, diciamo così, concesso, permesso, valido, no? Per questa stringa. Ok? Ecco, l'operazione, giusto per ribadire il concetto di immutabilità, l'operazione di indicizzazione si può sempre usare per conoscere qual è il valore di un carattere, ma non si può usare per cambiarlo. No? Ad esempio, questa istruzione qua sotto, sempre il mio Bob, stampo name di 0, mi stamperà la B, e fin lì è facile. Uno dice, ma visto che io posso scrivere name di 0, e name di 0 mi rappresenta un singolo carattere, ma allora lo posso anche modificare, quindi potrei provare a scrivere l'istruzione che c'è sotto. Name di 0 uguale G. Ok, chi di voi è abituato a un altro linguaggio di programmazione dice non c'è nulla di male.
In realtà in questo, se il name è una stringa non è possibile fare questa operazione. Cioè sembrerebbe che dica guarda, nella posizione 0 della stringa name adesso ci voglio mettere una G, prima c'era una B maiuscola, adesso ci voglio mettere una G maiuscola. Ecco, se questo name fosse una lista, come vedremo, lo posso fare, se è una stringa no, perché appunto c'è questa proprietà di immutabilità. E quindi se veramente volessi prendere Bob e trasformarlo in Gob, cosa posso fare? Ebbè, potrei creare un'altra stringa che ha come prima lettera la G e con le lettere rimanenti la restante parte della stringa name. Poi dirlo a parole è sempre complicato. Si apre una console Python e io dico che il name era Bob. Ok, adesso proviamo a farlo. Quindi stampo il valore di name, mi fa vedere che è Bob. Ok? Come dicevamo, name di 0 è la B, ma name di 0, se provassi a modificarlo, non mi lascia. Allora, io non posso modificare name di 0, però posso tranquillamente costruire un'altra stringa che abbia la G più la seconda e la terza lettera di Bob. Name di 1 più name di 2. No? Se io costruisco questa stringa, se io scrivessi name di 0 più name di 1 più name di 2, scusa, deve essere minuscolo, ricostruirai esattamente lo stesso valore. Questa operazione qua però che cosa fa? Prende dei singoli caratteri di una stringa, li ricompone in una nuova stringa che casualmente è uguale a quelli di prima, in questo caso è una nuova stringa. Diversa, cioè un nuovo valore che è casualmente identico a quello di partenza. Io però posso combinarla come voglio e posso dire che il primo carattere questa volta sarà G. Ok? Qui non ho ancora fatto nulla, solo ho fatto dei giochi con le espressioni. Vedete che name continua a essere Bob e non cambia, non è ancora cambiato. Però a questo punto io potrei dire, va bene, questo nuovo valore lo assegno sempre alla variabile name. Quindi se io voglio, tra virgolette, cambiare il contenuto della stringa, posso con un'espressione calcolare qual è il valore nuovo che vorrò ottenere e nulla mi vieta di memorizzare questo nuovo valore nella stessa variabile. Non sto chiamando name2, name, un altro nome, è la stessa di prima. Allora, ciò che noto, vedo qua, è che se faccio questa operazione, name a questo punto diventa Gob e non più Bob. Questo è il meccanismo generale, no? Qui sembra che abbiamo cambiato la variabile, in realtà sì, abbiamo cambiato la variabile, non abbiamo cambiato il valore, ne abbiamo costruito un valore nuovo, fatto puntare alla stessa variabile. Ci torniamo sulle liste, su questo concetto, adesso è inutile che ci facciamo venire mal di testa. Adesso, facendo questo, era un pochino a disagio nello scrivere questa operazione, perché se anziché Bob ci fosse stato scritto Archimede Pitagorico e volessi modificare la prima lettera, avrei dovuto ricostruire una lettera in cui ci fosse la sommatoria di tutte le lettere rimanenti. Allora, per fortuna esiste in Python un operatore che è una sorta di indicizzazione evoluta in cui posso specificare non un solo indice bensì un range, un intervallo di indici. Questo operatore in inglese lo chiamano di slicing, una fettina, in italiano lo traduciamo come porzione, sai, una porzione di torta, mi tagli una fetta, fetta suona male in italiano, allora usiamo porzione. Quindi se abbiamo una stringa anche lunga e vogliamo estrarne una sola porzione, possiamo decidere o identificare l'indice del primo carattere che ci interessa, e l'indice
del primo carattere che non ci interessa più e scriverli in un'espressione di indicizzazione in cui ho i due indici, indice di partenza compreso, indice di arrivo escluso, separati da due punti. Quindi se io scrivo nome, parentesi quadra, 4:10, sto dicendo estrai dalla stringa nome, qualunque essa sia, i caratteri che vanno dalla posizione, dall'indice di posizione 4 all'indice di posizione 4 compreso, all'indice di posizione 10 escluso o 9 compreso, ditelo come volete. Okay? Quindi il primo indice è il carattere di partenza, il secondo indice è il carattere dopo quello di arrivo. È un intervallo in cui il primo estremo è compreso e il secondo estremo è escluso. Anche qua sembra un po' la stranezza, però ci abituiamo e vedremo che è comodo che l'abbiamo definito così. Dimmi se una domanda. Allora, lui mi chiede, se io volessi tutto il resto della stringa potrei usare len-1 come secondo indice? Vediamolo subito. Allora, io posso scrivere che il mio nome uguale, fatemi solo scrivere paperone, non paperone dei paperoni, ok? Allora, io posso estrarre, abbiamo detto, supponiamo, per, vogliamo questi tre. Facciamo prima un esempio semplice, ok? Allora, questi tre quali sono? Allora, la P è il terzo carattere, quindi indice 2. Quindi l'indice di partenza è il 2 e va avanti per tre caratteri. Quindi il primo carattere escluso, 2+3=5. Il carattere, prenderò il 2, il 3 e il 4. Però io, non, come vedete, io per scrivere il 5 ho detto, ok, mi serve una stringa lunga 3 caratteri, quindi 2+3=5 e mi dà già il numero, l'indice del primo carattere escluso. Per questo che è comodo che ci sia, che io qua debba scrivere 5 e non 4. Perché la differenza tra l'indice di partenza e l'indice di arrivo mi dà esattamente il numero di caratteri che sto prendendo. E beh, questo qua nessuno si preoccupa o si stupisce che sia per la risposta. Però seguendo il vostro suggerimento, cosa salterebbe fuori se io scrivessi come indice di arrivo len di name-1? Allora, innanzitutto si può fare, sì, perché ogni volta che io posso metterci un numero, ci posso sempre mettere un'espressione con delle funzioni anche complicate. Quindi non c'è problema dal punto di vista della sintassi. Potevo scrivere 5, ok, allora al posto di 5 posso scrivere anche un'espressione di 3 righe. Non c'è problema. L'importante è che cosa fa Python? Calcola il valore di questa espressione, sarà un numero, e poi usa quel numero lì. Quindi in questo caso sto stampando tutta la stringa paperone dalla P fino alla fine, o fino alla fine, tranne l'ultimo carattere. Perché è vero che len di name-1 è l'indice di E, ma nella sintassi dello slicing il secondo numero è sempre da escludere. Quindi in realtà mi rimane per on. Chiaro perché? Se io scrivessi name di len di name-1 sarebbe il corretto modo di prendere l'ultimo carattere. Però in uno slicing l'indice del secondo carattere è sempre da considerarsi escluso. Quindi se io voglio la stringa fino alla fine non devo fare il -1, ma devo mettere l'indice, un indice che già non c'è, no? Un indice sovrabbondante, visto che poi lui prenderà tutti i caratteri fino a quell'indice escluso e quindi mi comprenderà anche l'ultimo carattere. Ovviamente non devo fare il tentativo di estrarlo questo carattere, perché non c'è. Name di len di name mi dice, caro, se io ho 10 caratteri non mi puoi prendere il numero 10. Quindi si tratta un attimo di abituarsi a questi +1, -1, inizia da 0, eccetera, ma poi per il resto è relativamente semplice.
Poi per fortuna chi ha creato Python non era sadico e quindi mi dice: guarda, senti, se vuoi prendere fino al fondo basta che tu non mi dica qual è il punto d'arrivo e io lo capisco da solo. E quindi in una sintassi tipo slicing è possibile indicare solo il punto di partenza e sottinteso sarà fino alla fine della stringa, e così come è possibile anche indicare solamente il punto d'arrivo, name di 5 mi stampa 5 caratteri, cioè dall'inizio fino al 4. Posso anche fare una cosa strana di non indicare né la partenza né l'arrivo. E cosa avrò? La coppia, la stringa intera. Quindi, per fortuna, ha senso. Dimmi. Sì, ci arrivo tra un attimo. Sui numeri negativi hanno un significato. Adesso tra un attimo vediamo come a cosa serve. Sì, sì. Gli indici negativi si possono usare, ce l'ho, credo, nella prossima slide. O giù di lì. No, non c'è. Bene. No, non è. No, no, no. E qui, strano che non ci siano. Ok, niente, lo raccontiamo a voce. Quindi, allora, noi cosa possiamo fare? Breve ricapitolo. Data una stringa, posso estrarre un singolo carattere, indicizzandolo semplicemente. Posso estrarre un range di caratteri. In realtà da 3 a 4 ho preso un range lungo 1, da 3 a 5 ho preso un range lungo 2 e così via, quindi la lunghezza del range di caratteri che prendo è uguale alla differenza tra i due indici, e come abbiamo visto i due indici sono entrambi opzionali, nel senso che se ometto il primo è sottinteso 0, se ometto il secondo è sottintesa la lunghezza della stringa. Ok? In tutti e tre i casi, sia che sia estraendo due casi, un singolo carattere, sia che sia estraendo un range, il risultato è sempre una stringa. Di nuovo qua, per chi conosce altri linguaggi di programmazione, esiste un tipo carattere che è diverso da un tipo di dato stringa. In Python non esiste il tipo di dato carattere, sono tutte stringhe. Ok? Chi non conosce altri linguaggi vive tranquillo. Ok, esiste sempre nell'indicizzazione una scorciatoia, no? Se io volessi prendere l'ultima lettera, abbiamo visto come si fa, devo scrivere l'ultimo carattere del nome, len di name meno 1. Esiste una scorciatoia per cui è possibile usare degli indici negativi, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4. Quando uso degli indici negativi, di fatto sto contando dal fondo. Quindi l'indice, questa è una stringa lunga, quant'è lunga? Facciamocelo dire, è lunga 8. Quindi l'indice 7, che è l'ultimo carattere, quello di indice 7, si può anche indicizzare col valore meno 1. Cioè 1 dal fondo, 2 dal fondo, meno 2 sarà il penultimo carattere. E anche qua posso prendere gli ultimi tre caratteri, allora da meno 3, al fondo. Se no, attenzione, se facessi da meno 3 a meno 1, di nuovo dimenticherei l'ultimo. Ok? Quindi non ho capito perché a te dava errore usare dei... Ok, ovviamente anche qua dovrò usare un indice negativo che al massimo va alla lunghezza, perché il primo carattere della stringa contando dal fondo è quello il cui indice è uguale alla lunghezza della stringa. Qui non c'è il meno 1 perché contando dal fondo parto da 1, meno 1, e non da 0, visto che lo 0 non ha segno. C'è un po' di asimmetria, però è difficile che uno vada a prendere, abbia bisogno del primo carattere e lo vada a prendere contandolo al fondo, no? Se io facessi, quindi questo landing name è 8, quindi era un meno 8,
Se provassi ovviamente a prendere il meno 9, sappiamo già cosa capita, no? Mi dice sì, caro, sei fuori dal seminato. Dimmi. Sì, allora, lei mi chiede come si combinano tra di loro la lunghezza e lo slicing. In modo naturale, nel senso che, ad esempio, io voglio prendere i caratteri, abbiamo detto, dall'1 all'8, ad esempio, cioè dal secondo al penultimo. 8 è la lunghezza, scusate, quindi. Dal secondo alla fine, questa cosa fino all'ultimo. Questo 8 è la lunghezza della stringa. Quindi immaginiamo di non sapere che ci sono i numeri negativi o che posso omettere il secondo indice. Quindi vogliamo tutta la stringa dal secondo carattere in poi. Allora, il modo più semplice è quello di dire 2 punti, e va bene. No, scusate, 1-2 punti dal secondo carattere, 2 sarebbe già il terzo carattere. Però se mi dimenticassi o non sapessi, o in questo caso non si potesse applicare, che posso dimenticare il secondo, dovrei qua indicare, se la voglio fino alla fine, voglio indicare la lunghezza della stringa. Devo indicare un valore che corrisponde alla lunghezza della stringa. Allora, o me lo calcolo a parte, long uguale length, mi calcolo in una variabile la lunghezza della stringa, quindi long uguale 8, e quindi poi farò name da 1 all'un. L'ho chiamata long, la potevo chiamare Giuseppe, non importa, e basta che mi ricordi che cos'è. Quindi il primo passaggio è di dire qua, sia come indice, sia come indice di una slice, posso usare delle costanti numeriche, ma posso usare delle variabili. L'unica cosa che conta è qual è il valore che quella variabile ha in quel momento. In questo caso era 8. Oppure posso usare direttamente l'espressione, anche complicata, in questo caso non è complicata, ma un'espressione che contiene altre funzioni che alla fine mi calcola quel valore. Quindi non sono obbligato a calcolarlo, parcheggiarlo in una variabile e poi usare quella variabile lì. Dal punto di vista dell'interprete Python non c'è nessuna differenza. Quando lui vede questa, dice ok, io ho una slice, il lato sinistro è 1, il lato destro, boh, non lo so, mi faccio i conti, vedo cosa viene fuori. Viene fuori 8 e quindi si comporta esattamente come se avessi scritto 8. Era questa la domanda? Poi, ovviamente, sono io che devo sapere il significato che do a quel valore. Quindi 8 è il primo carattere che non esiste già più nella stringa e che quindi va bene come ramo destro, che è, diciamo così, per definizione escluso dallo slice. Dimmi. Non lo so. Lui mi chiede, ma se io parto da un valore negativo e arrivo a un valore positivo, cosa mi dà? Vediamo, proviamo da meno 4 a 5. Vediamo cosa esce, cerchiamo di interpretarlo. R. Allora, perché? Allora, name era paperone. Meno 4 cos'è? Meno 1, meno 2, meno 3, meno 4 è la R. È il quarto carattere dal fondo. Ho identificato il quarto carattere dal fondo dicendo 4 dal fondo anziché dicendo 5 dall'inizio. E poi il secondo elemento dello slice, 5. E 5 è il quarto, scusate, il sesto carattere da sinistra. Indice 5 è il sesto carattere da sinistra, escluso però. E quindi sto prendendo dal quarto carattere, contando da destra, fino al carattere di indice 4, cioè il quinto, contando da sinistra, che guarda caso non ho fatto apposta. E di nuovo lui, quindi dà un carattere a se stesso. Lui calcola separatamente l'indice di partenza e di arrivo dello slicing applicando la regola che abbiamo conosciuto, non si preoccupa. Dice meno 1, ok, che carattere è questo? Più 7, che carattere è quell'altro? Adesso vado a vedere la slice, fa un pezzo per volta.
Oh, poi se non facciamo attenzione, anziché meno 4, 5, scriviamo meno 4, 2, stiamo creando una slice vuota. Poi lascia perdere i numeri negativi, se io facessi uno slice da 5 a 2, inizia al carattere 4, scusate, al 5 perché è compreso, e termina al carattere 1, chiaramente non esiste nessuno carattere il cui indice sia maggiore o uguale a 5 e minore stretto di 2. E quindi quali caratteri mi mette nel risultato? Nessuno. Questa era aperto, chiuso virgolette, una stringa vuota, cioè una stringa che contiene 0 caratteri, lunghezza 0. Non è un errore, semplicemente ha come risultato una stringa nulla, una stringa vuota. Ok, l'altra cosa che si possono fare sulle slicing, vabbè, qui abbiamo visto questa slide, il fatto che si possono omettere l'inizio o la fine, oppure entrambi, che non serve un granché. È possibile, se vogliamo complicarci la vita, aggiungere anche un terzo parametro nell'operatore di slicing, che è il passo, viene usato come passo. Cioè io voglio non tutti gli elementi, non tutti i caratteri, ma solo uno ogni due, uno ogni tre. Allora il passo, lo step, è un valore che, se non lo specifico, è sottinteso 1, pari a 1. Quindi mi dà il primo carattere, poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Cioè ogni volta somma di 1 all'indice che sta prendendo. Se però io volessi, potrei prendere, che ne so, tutti i caratteri, uno sì, uno no, di posizione pari o di posizione di indice dispari, mettendo come passo il 2. Prendiamo il nostro name, diciamo, da 2 a 6, per dire, è venuto così. Ho preso gli indici di posizione 2, 3, 4, 5. Se io li estraggo con passo 2, prendo il 2, salto il 3, prendo il 4, salto il 5. E quindi verrà... Se applicassi un passo 3, prendo il 2, salto il 3, salto il 4, prendo il 5. Ne prendo uno e ne salto due. Sto facendo un passo di 3 in 3. Adesso sulle stringhe non serve tantissimo. L'unica cosa che, la cosa che può servire particolarmente è usare un passo negativo. Passo negativo mi prende i caratteri dall'indietro, quindi dal carattere di partenza, anziché andare avanti, incrementare l'indice, decrementa l'indice, insomma meno 1. E quindi può essere utilizzato per rovesciare la stringa. Allora, dammi una stringa in cui estraggo tutti i caratteri con passo negativo. E lui mi dà una stringa in cui ci sono tutti i caratteri, perché come avete visto non ho messo il vincolo sull'indice di partenza né sull'indice di arrivo. Ma essendo il passo negativo, mi farà vedere l'elenco, la sequenza di caratteri al rovescio. Cose di questo genere. Quindi con questi giochini qua, indicizzazione del singolo carattere, indicizzazione di una slice, e a volte anche si può usare il passo, ma diciamo, sono abbastanza rare, no? le situazioni in cui abbiamo necessità di usare dei passi diversi da uno. Normalmente appunto il terzo parametro è spesso sottinteso, quando è sottinteso vale 1. Così come il primo parametro quando è sottinteso vale 0, e il secondo parametro quando è sottinteso è uguale alla lunghezza della stringa. L'unica attenzione è che se avete dei passi negativi bisogna partire da un punto di partenza che è maggiore del punto di arrivo, perché sto andando all'indietro. Però sono dettagli, se vogliamo che... quindi queste sono alla fine le operazioni fondamentali che possiamo fare con le funzioni predefinite sui dati di tipo stringa. Li posso comporre delle stringhe lunghe con la concatenazione, oppure estrarre dei pezzi con l'indicizzazione.
Noi eravamo partiti dal nostro Bob, no? Che era a cui dovevamo cambiare la prima lettera, e adesso conosciamo un modo più veloce di farlo. Prendo la G e poi ci aggiungo il resto di Bob. Ricordate che prima dovevamo fare name di 1 più name di 2, adesso semplicemente diciamo ok, il resto della stringa. 1, 2 punti è dal secondo carattere in avanti. E ovviamente mi fa gob. Questo è molto meglio sia perché devo scrivere meno, sia perché funziona qualunque sia la lunghezza della stringa. Mentre prima funzionava solamente con stringhe di 3 caratteri, perché esplicitamente prendevo il secondo e il terzo, ci fosse stato un quarto l'avrei dimenticato. Quindi dobbiamo sempre purtroppo pensare, quando scriviamo il nostro codice, che noi non sappiamo che nome ci metterà dentro il nostro utente, quanto sarà lungo o corto. Quindi dobbiamo scrivere del codice che funzioni indipendentemente dalla lunghezza. E se mi serve sapere quant'è la lunghezza, me la vado a calcolare con la funzione len, mi dice ok, questo è lungo 7, quindi sappiti regolare. Non basta fare un programma che funzioni col mio nome, in un caso. Bisogna fare un programma che funzioni con dei dati che non conosco ancora. E adesso arriviamo alla domanda, tu mi hai usato però la parola caratteri, ma non mi hai mai detto cosa sono questi caratteri. Il carattere in realtà è un singolo simbolo preso da una tabella di simboli possibili. Queste tabelle di simboli sono etichettate con dei valori numerici. Allora, 50 anni fa si sono messi d'accordo su una tabella di caratteri che prendeva il nome, ha preso il nome, si chiama ancora tabella ASCII, no? Che era essenzialmente una tabella di questo genere, dove diceva, guarda, senti, mettiamoci d'accordo in modo che i computer possano scambiarsi i dati, e quindi la lettera J maiuscola, decidiamo, mettiamoci d'accordo, è una convenzione, non c'è nessuna regola, nessuna. Ci siamo messi d'accordo che la J maiuscola sia rappresentata dal numero decimale 74. Quindi il nostro Bob, dentro il calcolatore, quando noi scriviamo la stringa Bob, dentro il computer, lui memorizzerà i numeri 66, B maiuscola, 111, O minuscola, e 100, no, scusate, 98, B minuscola. Quindi ogni volta che noi vediamo un testo scritto, in realtà dentro il calcolatore ogni singolo carattere viene trasformato in numeri, che è l'unica cosa che il calcolatore può manipolare, secondo questa tabella di conversione. Okay? Questa tabella di conversione, qui ci sono 4 valori, il primo in base 10, il secondo in base 16, il terzo in base 8. Sono scritti in modi diversi. La prima colonna, quindi i codici che vanno da 0 a 31, sono tutti caratteri di controllo, cioè non corrispondono a caratteri veri e propri. Ad esempio il 10 è la capo, line feed, vai a capo. 10 e 13 corrispondono, all'epoca c'erano le telescriventi, quindi carattere 10 significa fai avanzare il carrello di uno scatto, il carattere 13 è riportalo a sinistra. E sono rimasti perché sono stati codificati così, molti di questi non hanno più senso, no? Oggi, questi codici. Ma dal 32 in avanti ci sono i cosiddetti caratteri stampabili, cioè che effettivamente, poi il 32 è stampabile fino a un certo punto perché è lo spazio, quindi tu lo stampi ma rimane comunque vuoto, ma è sempre un carattere come tutti gli altri. Ecco, 50 anni fa poteva andare bene, eravamo all'inizio, no, dell'informatica, ma oggi non va più bene, perché qua... Bellissima sta roba qua, ma le lettere accentate dove sono? E i simboli, le lettere greche? E le lettere giapponesi, cirilliche? Cinesi? Allora, non a caso la A di ASCII sta per American. American Standard Code for Information Interchange.
codice standardizzato americano per lo scambio di informazioni. Loro hanno solo bisogno di queste lettere. In tutto il resto del mondo servono alfabeti più ampi. Alfabeti più ampi che quindi richiedono le tabelle molto più grandi e richiederanno anche un numero di bit per essere rappresentate, poi ci arriveremo alla codifica in bit quando faremo la parte di teoria, più ampie. La codice ASCII ha la comodità che ogni carattere richiedeva solamente 8 bit, un byte per essere rappresentato. E quindi negli anni si sono definite delle tabelle di codici molto più ampie, milioni di codici, che corrispondono a milioni di caratteri, centinaia di migliaia però sì, di codici diversi, che corrispondono ai caratteri in tutte le lingue del mondo, e già che ci siamo, anche i simboli che possono tornare utili. Le faccine ci vogliono, no? Come caratteri, il cuoricino, poi non vuoi non metterlo. E quindi hanno definito questo codice Unicode, cosiddetto, in cui, qui ho solo preso alcuni esempi, in cui ci sono sicuramente le lettere dell'alfabeto, diciamo, latino-americano, non latino-americano, l'alfabeto latino o l'alfabeto usato dagli americani, che è quello con le 26 lettere dell'alfabeto, e in questo caso i codici corrispondono, la A minuscola corrisponde al codice in base 16, esadecimale 6-1, infatti vado a vedere se nel codice ASCII il 6-1 esadecimale lo trovo qua, eccolo qua, 6-1 esadecimale A minuscola, parleremo poi di numeri in base 16, ma è una cosa semplice. Semplicemente scritto in un modo diverso rispetto alla base 10. Quindi la differenza qual è? È che mentre nella tabella ASCII alla A minuscola corrisponde il numero 6-1, qua corrisponde il numero 0061. Cosa mi dice? Mi dice che mentre nella tabella ASCII i caratteri erano rappresentati usando solamente 8 bit, qua ne usiamo 16. Se non capite il perché 16, lo vedremo quando faremo i numeri, no, binari. Perché ovviamente avendo più caratteri ho bisogno di più numeri diversi per rappresentarli. E quindi esistono dei caratteri Unicode che hanno tutti una loro codifica. Ad esempio qua ci sono dei caratteri, dei numeri romani, questo qua è VIII, è il numero romano che rappresenta l'8, non sono quattro caratteri separati, la V, la I, la I, la I, ma è un carattere unico che ha quella forma lì, così come c'è la forma del pedone o del cavallo degli scacchi, a cui è stato dato un codice, così come molti emoticon sono stati inseriti in questa tabella Unicode, ogni anno di fatto nello standard Unicode aggiungono nuovi caratteri. Python è un linguaggio che nativamente rappresenta, internamente utilizza sempre lo standard Unicode, quindi automaticamente può usare qualunque tipo di carattere. Io vi ho messo qua il link di questo sito in cui uno può cercare i vari caratteri disponibili. È chiaro che essendo 100.000 non li possiamo scorrere tutti e andare a cercare, però vedete, grosso modo sono raggruppati per tipo di alfabeto che vanno a coprire, appunto, l'obiettivo è quello proprio di coprire tutte le lingue del mondo. Se guardate la mappa che c'è lì a destra, fa vedere in quali parti del mondo sono usate le lettere o i simboli che sono rappresentati qua, no? Di cui il 99% non avrei la minima idea di che cosa significano, no? Però ciò non toglie che io questo lo potrei usare, perché qua mi dà qual è il codice numerico da poter utilizzare per rappresentare questo carattere. Allora, questo cosa vuol dire per noi, diciamo così, dal punto di vista della programmazione in Python? Due cose pratiche. La prima è che è sempre possibile, se ci interessa, estrarre il codice numerico corrispondente a un carattere. Allora, dicevo, la minuscola vale 6,1 in decimale, mi sembra che sia 97 in decimale. Ok, ma questo numero qua lo devo sapere, mi devo andare a consultare la tabella? Ma no, c'è il computer davanti, chiediglielo. Allora, c'è una funzione che si chiama ORD, che dato un carattere, cioè una stringa di un carattere solo, mi dice qual è il codice numerico corrispondente al primo carattere di questa stringa.
Questa stringa può contenere o caratteri, diciamo così, semplici o anche caratteri strani, ma qui ho usato in questo esempio il simbolo dell'euro, che restituisce un numero grosso, chiaramente. Più i caratteri sono stati aggiunti tardi, più avranno un numero grande in queste tabelle, ma non è che il numero ti faccia vincere qualcosa. Viceversa, se ho un numero che rappresenta un carattere, lo posso convertire nella stringa corrispondente usando la funzione chr. Quindi, così come int e str convertivano tra numeri e stringhe, ma tra rappresentazioni decimali dei numeri, ord e chr convertono tra numeri e carattere corrispondente usando le tabelle di conversione Unicode. Quindi, se io facessi l'ord di name, si arrabbia perché mi dice: sì, no, caro, name è una stringa di 3 caratteri. Dimmi qual è il carattere di cui vuoi il codice numerico. Allora, ok, scusami, il primo, 71. 71 è il codice numerico della G maiuscola. Infatti, se io provassi a prendere 71 e passare alla funzione chr, mi dà effettivamente il G maiuscola. Può servire a volte. Se io facessi invece un numero, vabbè, a volte non a tutti i codici corrisponde qualche cosa. Posso avere, che ne so, io volessi prendere, vabbè, lasciamo perdere perché si tratta di passare dalla base 16, non voglio perdere tempo adesso su questi dettagli. Ok, quindi noi sappiamo, noi vediamo, usiamo tranquillamente, se io voglio usare in una mia stringa nome una faccina, la posso fare se so come incollarla. Quindi, che ne so, io sono su Windows e sapete che se premete il tasto Windows, punto, vi apre questo, il motore di ricerca dell'icona, e quindi ci posso mettere qua faccina. Se non lo sapete, almeno oggi avete imparato una cosa utile. E questa faccina è un carattere come tutti gli altri, che il cui codice numerico è 128.512. Quindi, se io riesco, o facendo copia e incolla da un altro messaggio, oppure con la tastiera, no? Col sistema operativo che mi permette di inserirlo, ad inserire direttamente un carattere particolare dentro una stringa, lo posso fare tranquillamente. Cioè, Python non ha nessun problema a trattare le stringhe che contengono dei caratteri Unicode che non sono quelli hash di base. Addirittura, ma non fatelo, potrei chiamare una variabile con questo nome, se non sbaglio. No, questo no, solo alcune, ok, perché invece le lettere accentate me le lascia usare, probabilmente le faccine no. Però su alcuni caratteri speciali possono anche essere usati nei nomi delle variabili, io questo lo sconsiglierei, né? Anche perché poi magari dai il programma a qualcun altro e lui sulla sua tastiera non ha quel carattere e non riesce più a editare il tuo programma, ok? Però dentro le stringhe posso fare ciò che voglio. E lo posso quindi scrivere normalmente. Anche i programmi Python stessi che scriviamo sono normalmente automaticamente codificati col codice Unicode. In PyCharm dove lo vedo? Lo vedo qua in basso, c'è scritto file encoding UTF-8. Non vi parlo di file encoding perché ci metterei 2 ore, ma semplicemente la U di UTF sta per Unicode. Quindi è una delle modifiche possibili con cui i contenuti Unicode si possono salvare sul disco. Non la faccio lunga. Quindi quando create un file direttamente su web oppure su PyCharm, è automaticamente creato con la codifica Unicode e quindi lì dentro ci potete mettere i caratteri che volete.
Se vi capita magari di creare un file in un altro modo, con un programma di blocco note, di scrittura, eccetera, non è detto che lui salvi il file in formato di Unicode, quindi se poi provate ad aprirlo vedete che i caratteri normali, le lettere, i numeri, non hanno problemi, ma invece alcuni caratteri speciali, lettere accentate, simboli strani, invece non vengono giusti. Vi sarà già capitato di ricevere una mail dove c'era schifezza al posto delle lettere accentate. Ecco, questo perché da qualche parte qualcuno ha preso un file che non era Unicode e l'ha trattato come se lo fosse, o viceversa. Quindi, se rimaniamo nell'ambito di Python, rimaniamo sempre nell'ambito protetto, ma anche tutto il web lavora con Unicode, quindi se i programmatori non hanno fatto i cretini, dovrebbe funzionare dappertutto. Tra un attimo vi dico poi un altro modo per ottenere questi caratteri, se invece so il codice esadecimale. Allora, sulle stringhe non ci sono molte altre funzioni che lavorano. Abbiamo visto str int per convertire, abbiamo visto la somma, abbiamo visto lo slicing, ord e chr le useremo raramente, ma in realtà esistono molte altre operazioni che sono definite nella libreria standard, solo che usano una sintassi leggermente diversa. Noi abbiamo visto funzioni. Funzioni che cos'è? È qualche cosa che applico a un valore, quindi len di nome. Quella è una funzione, sintatticamente, o una funzione che accetta un parametro di tipo stringa. Le funzioni predefinite non sono moltissime, l'abbiamo visto, no? Però esiste tutta una serie di altre, chiamiamole funzioni particolari, che si applicano solamente a un certo tipo di dato. La funzione len la posso applicare a una stringa, la potrò applicare a una lista, la potrò applicare ad altre strutture dati. Quindi è stata definita come funzione di linguaggio perché si applica quasi, diciamo così, in generale. Però ci sono molte altre funzioni che invece, funzionalità, fatemi dire così, che invece hanno senso solamente per le stringhe. Ad esempio, se io avessi una stringa e la volessi convertire in maiuscolo, c'è una funzionalità che si chiama upper, che prende una stringa e ovviamente non modifica lei, mi restituisce un'altra stringa corrispondente alla prima, tutta messa in maiuscolo. Questa operazione ha senso solo sulle stringhe. Quindi dal punto di vista della sintassi Python si scrive in un modo leggermente diverso, sotto forma di chiamata di metodo. Allora, per parlare di metodi correttamente bisognerebbe parlare di programmazione oggetti, che non è l'oggetto di questo corso. Per noi, dal punto di vista sintattico, dal punto di vista pratico, ci interessa sapere che alcune funzioni si chiamano semplicemente come una funzione matematica, f di x, funzione, tra parentesi, argomenti, altre funzioni si chiamano col punto, variabile, punto, funzione. Esempio, che forse ci aiuta. Se io ho il mio nome, che era Gob, posso convertirlo tutto in maiuscolo applicando il metodo upper, l'azione upper, alla variabile nome. E mi restituisce un'altra stringa, che in questo caso è convertita tutta in maiuscolo. Qual è l'unica particolarità? Che io non posso scrivere, è solo una particolarità sintattica, diciamo così. Noi non possiamo scrivere upper di nome, perché upper non è una funzione definita. Non è definita sotto forma di funzione e quindi non la posso chiamare così. È definita sotto forma di metodo e quindi lo chiamo applicandola col punto all'oggetto, al valore su cui voglio applicarla. Dimmi. Le parentesi servono perché i metodi, le parentesi dopo upper, servono perché i metodi a loro volta potrebbero avere dei parametri, no? Che mi dicono, che servono per, in questo caso upper non ce l'ha, non ha senso, ma mi potrebbero dire che cosa fare, no? come diciamo così, personalizzare l'azione. E serve anche per la parentesi tonda, mi indica, adesso chiamala questa funzione, non è una funzione, è un metodo,
chiamalo questo metodo, eseguilo, fallo partire. Io potrei, purtroppo non è un errore di sintassi, dimenticarmi le parentesi, e lui anziché applicare il metodo upper al nome, mi direbbe ok, quello lì è il metodo. Per farlo eseguire servono le parentesi per dire e vai. Quindi se vogliamo la sintassi dei metodi è composta dal punto che indica su quale variabile, su quale oggetto applicare il metodo e delle parentesi che dicono effettivamente di fare l'operazione eventualmente specificando degli ulteriori parametri, delle ulteriori informazioni. Dimmi. No, non è detto. Un metodo, ci sono metodi, lui mi dice, ma un metodo modifica la variabile? Non sempre. Nel caso delle stringhe, no, perché le stringhe non si possono modificare. Quindi il metodo upper, come vedete, mi restituisce un valore in maiuscolo, ma il mio name non è cambiato, è rimasto invariato. Sulle stringhe non ho dubbi, sono immutabili, quindi qualunque metodo che applica una stringa non può fare altro che restituirmi una nuova stringa, paccioccata in qualche modo. Okay? In altri casi ci sono metodi che invece vanno proprio a modificare il valore. Dipende, uno deve andarsi a vedere la documentazione. Ad esempio la funzione upper, vediamo se qua me la fa vedere. Eccola qua. Qua in alto a destra, facendo l'autocompletamento, mi sembra che la combinazione di tasti dovrebbe essere Ctrl Q, mi fa comparire la finestra di documentazione e mi dice il metodo upper ritorna una copia della stringa, copia la quale è convertita in maiuscolo. Quindi la documentazione ci dice ogni volta se restituisce un valore nuovo oppure se modifica il valore di partenza, tra le altre cose. E quindi sulle stringhe, poiché non le posso modificare, avrò solamente metodi che mi permettono di calcolare nuovi valori. Quindi la differenza per noi è semplicemente ricordarci quali sono funzioni, ma le funzioni alla fine sono poche. Max, min, int, float, str, round, le abbiamo viste l'altra volta, no? Len per la lunghezza, più o meno abbiamo finito. Tutti gli altri sono metodi che si applicano col punto. Nel caso delle stringhe, se qualcuno è curioso, i metodi delle stringhe, quindi sono metodi, quindi sono funzioni che si applicano solamente a oggetti di tipo stringa. Non me la posso trovare su un numero. Se potessi fare 32.upper, mi dice, caro, io non so cosa sia. Se il name fosse un valore numerico, x uguale a 32, e provassi a fare x.upper, mi dice che, guardate il messaggio, l'oggetto di tipo int, il valore è un intero, non ha nessun attributo, nessun metodo upper. E quindi non lo puoi chiamare. Quindi ogni tipo di dato ha una sua famiglia di metodi che possono essere utilizzati. Quelle delle stringhe riempiono tre pagine, per quello non le abbiamo riportate sulle slide. Vedete che qua in alcuni casi possono ricevere dei parametri, dei valori, prendiamone uno a caso, no? Questa qua, center, prende una stringa e restituisce il valore centrato in una stringa che abbia una certa larghezza. Cioè, se io ho Bob e voglio metterlo su 10 caratteri, lui è solo lungo 3, e lo voglio mettere centrato, lui mi dice che posso fare name era Bob, Gob, name.centered di 10. Com'è si chiama? Center, scusate, non centered. E mi dà una stringa che per costruzione avrà 10 caratteri e contiene gob al suo interno. Quindi ho una stringa a cui ho applicato un metodo e questo metodo aveva bisogno di un parametro per poter funzionare. In realtà, mi dice la documentazione,
ho un parametro obbligatorio e uno opzionale. Vedete queste parentesi quadre scritte qua, non sono da scrivere come parentesi quadre, ma nella documentazione indicano le parti opzionali che posso mettere o non mettere. Dice, se mi metti anche il secondo carattere, allora lui riempirà questa stringa non con degli spazi, ma col carattere che vuoi tu. Quindi, ad esempio, se io specificassi, lo voglio dentro una stringa da 10 con degli asterischi, riempita con degli asterischi, lui mi riempie con gli asterischi tutti gli spazi che non sono occupati dalla stringa di partenza. Poi uno si chiede, ma se questa stringa è vuota cosa fa? Se questa stringa è più lunga di 10 cosa fa? Andiamo a leggere la documentazione, andiamo a provare, perché ci sono n mila casi particolari, no? Legati a un certo singolo comportamento. Poi mi dite, ma allora se mi chiedi di scrivere il nome centrato in 10 caratteri, io devo ricordarmi che esiste quel metodo lì? No. Beh, se te lo ricordi, hai tempo di andartelo a guardare, sei fortunato lo usi. Altrimenti la stessa cosa si può fare. Basta che io sappia che per scrivere gob su 10 caratteri dovrò prendere, diciamo, la lunghezza, spazio uguale 10, mettiamo una variabile. Io cosa devo fare? Dovrò stampare tanti spazi prima e tanti spazi dopo pari alla metà della differenza di 10 meno la lunghezza di gob. Cioè, cosa faccio? Metto degli spazi davanti. Quante volte li ripeto? Stringa moltiplicato numero, ripetizione. Quante volte? Len di... scusate, space, spazio, meno length di gob, di name, divisione intera per 2. La metà, poi ci concateno il nome e poi ci aggiungo di nuovo gli stessi spazi. Spazio meno length di name. Diviso 2. Cosa ho sbagliato? Forse ho dimenticato una parentesi qua. E poi qua. Cioè, mi sono appoggiato alle cose che già sapevo, calcolo la lunghezza, dividi questa lunghezza a metà, stampa n volte un certo carattere, eccetera, concatena le stringhe e ottengo lo stesso risultato. E sarà spesso così. Ci sono alcune cose che ci costruiamo con i mattoncini elementari, oppure ci sono dei casi in cui troviamo già un mattoncino già pronto che fa quello che ci serve. Allora, se lo conosciamo, se lo riconosciamo, tanto vale usarlo. Però non possiamo pensare che prima di cominciare a fare qualunque esercizio ci andiamo a studiare tutti i metodi che esistono sulle stringhe. Perché, come vi dicevo, sono pagine e pagine e pagine. Perché poi magari, chissà, un giorno mi serve proprio quello. Allora, alla fine ciò che si fa è si cerca, no, di dare un po' un colpo al cerchio e un colpo alla botte, impariamo i metodi principali, e poi teniamo sempre un occhio alla documentazione, andiamo a cercare qualche cosa. Tante volte vi verrà da dire, ma ci dovrà essere un metodo per farlo, un modo per farlo, perché è un'operazione talmente frequente che magari qualcuno ci ha già pensato. E allora a questo punto andiamocelo a cercare se c'è. O se non c'è proprio esattamente ciò che ci serve, c'è qualcosa che ci avvicina. E poi per concludere questo esempio, in realtà ho sbagliato qua. Perché se stiamo a contare, non fatelo, abbiate pietà di me, sono solo 9 caratteri, non 10. Perché quella formula che ho scritto, numero di spazi meno il nome, diviso 2, funziona solamente se il numero di spazi meno la lunghezza è il numero pari, che la divido in 2 esattamente. Invece, essendo dispari, infatti guardate cosa fa lui prima col suo metodo center, ne mette 3 prima e 4 dopo. Potrei farlo anch'io, beh certo, basta che lavori un attimo di più, faccia un arrotondamento per difetto prima e per eccesso dopo. No? Magari. Allora, se io faccio
anziché diviso per 2 dovrei fare un floor del diviso per 2 prima e un ceiling, soffitto all'arrotondamento al successivo della seconda espressione. Si può fare, eh? Nelle librerie non c'è nulla che noi non sappiamo già fare. Magari però chi l'ha scritto ci ha pensato, l'ha risolto meglio, ha pensato anche a altri casi particolari a cui noi non avevamo pensato. L'ultimo dettaglio di base sulle stringhe è come inserire dei caratteri particolari proprio all'interno della stringa stessa. Cioè, se io voglio inserire una capo dentro una stringa, in Python non posso fare aperte virgolette, scrivo qualcosa, poi vado a capo e continuo sulla riga dopo la stringa. Perché le istruzioni Python devono essere tutte su un'unica riga. Allora, dovrò avere un modo per dire, guarda, il settimo carattere di questa stringa è un carattere a capo. Non voglio andare a capo io nel mio programma, voglio che la stringa contenga quel carattere lì. Allora, si usano dei codici particolari, sono gli stessi del C di fatto, che iniziano con una backslash, con una barra rovesciata. Allora, barra n indica qua inserisci questa coppia di simboli, barra e n, viene collassata in un singolo carattere, che è il carattere di a capo. Ricordate la tabella ASCII, dove c'era la prima colonna, e ho detto, questi sono caratteri di controllo, non corrispondono a veri caratteri stampabili. Ok, e come faccio a ottenerli? Con delle combinazioni di questo genere, se mi servono. Il più importante, forse l'unico che ci serve davvero, è il barra n che indica vai a capo qui. Quindi se io stampassi questa stringa asterisco, barra n, asterisco, barra n, tre volte asterisco, quello che otterrei effettivamente sul video è questo. Perché lui mi stamperebbe un asterisco, poi trova il carattere di a capo e quindi va a capo, mentre fa la print, non devo fare nulla di particolare. Questa singola print mi dà questo risultato. Anziché fare tre print separate, ne ho fatte una sola in cui ho indicato i punti in cui andare a capo. E questa stessa logica si usa anche in altri casi. Ad esempio, se io ho una stringa tra doppi apici e voglio inserire nella stringa anche a sua volta un doppio apice che faccia parte della stringa, beh, o uso la stringa grande tra apici singoli, allora posso usare l'apice doppio dentro, oppure se non volessi, per inserire il doppio apice lo proteggo in certo senso con questo carattere cosiddetto di escape, no? Escape perché esci per un attimo dal modo normale di interpretare i caratteri e il prossimo carattere interpretarlo in modo speciale. Idem se vogliamo mettere la sbarra stessa, bisogna raddoppiarla e così via. Esiste anche un trucco per un codice di escape per inserire i caratteri Unicode. Quindi noi sappiamo che un carattere Unicode, se vogliamo, lo possiamo inserire direttamente tra virgolette, ma altrimenti se conoscessimo il codice numerico e non sappiamo come, non c'è come inserire la tastiera, possiamo sempre indicarlo così, come stringa. E se stampiamo questa stringa, questo qua non stamperà la stringa composta da questi sei caratteri, ma il singolo simbolo Unicode corrispondente. Vi lascio il divertimento di scoprire cosa sono questi simboli. Per quanto riguarda i simboli il cui codice è solo di 4 caratteri, si usa la U minuscola. Quei rari simboli che invece hanno un codice di più di 4 caratteri, tipicamente di 5, non di più, si usa la U maiuscola e bisogna indicare 8 cifre. Perché ci sono alcuni codici di Unicode che hanno un valore che non ci sta su 4 cifre e allora il Python ha previsto, ok, o me lo specifichi su 4 cifre con barra U piccolo, oppure me lo specifichi su 8 cifre con barra U grande, mettendoci davanti gli zeri che servono. Raramente ne avremo un forte bisogno, no? Però magari per inserire qualche simbolo nel nostro codice. Allora, fin qua abbiamo parlato essenzialmente delle operazioni che possiamo fare, no? Di base sulle stringhe. Adesso cominciamo a provare a muoverci, a fare qualcosa di così più operativo. Prima di fare ovviamente un attimo di pausa, introduciamo solo l'argomento.
Perché finora i programmi che siamo riusciti a fare sono abbastanza poveretti, no? Prendo dei dati che devo già scrivere nel programma, non posso neanche chiederli all'utente, e poi faccio una sequenza di operazioni predefinita e stampo il risultato. Se l'informatica fosse tutta qua, saremmo disoccupati. Diamo un po' di intelligenza al programma. Allora, le due cose che impareremo a fare nell'ora successiva sono: uno, leggere i dati dall'utente, che è relativamente facile, abbiamo già quasi tutti gli ingredienti, ci manca uno, una funzione che si chiama input, e poi la metteremo insieme. E due, dare al programma la possibilità di fare operazioni diverse a seconda del valore delle variabili. Quindi quello che nei diagrammi di flusso era indicato dal rombo, che ci permetteva di dire, beh, se A è maggiore di B fai una cosa, altrimenti ne fai un'altra. E questo sarà il costrutto di scelta di Python, l'istruzione che si chiama, il costrutto che si chiama if, che ci permette di appunto separare il flusso di esecuzione. Poi dalla settimana prossima invece vedremo l'iterazione, che sono poi due costrutti di base, no? Come abbiamo visto sulla parte di flowchart, una volta che ho la sequenza di operazioni, la scelta e la possibilità di ripetere, posso fare qualunque algoritmo al mondo, combinando semplicemente questi tre costrutti di base. Okay? E lo vedremo, ad esempio, vedremo la situazione di scelta soprattutto, ad esempio, nell'acquisizione dei dati, nel controllo se i dati sono corretti, la formattazione, eccetera, eccetera, le parti estetiche, che non sono poi così importanti per il tipo di programma che facciamo, ma ci permette un pochino di allenarci, no? su cose relativamente semplici. Ok, allora io vi lascio all'intervallo, facciamo 15 minuti di pausa, quindi riprendiamo alle 1.05, 1.06, vedendo l'operazione di input.